La Boschi voleva sfiduciare Salvini per il caso dei presunti fondi dalla Russia, quindi sfiduciare Salvini su qualcosa che per il momento non è provata ed è al momento inesistente. Neanche la procura arriva a nessuna conclusione. Però lei voleva sfiduciare Salvini, non si sa in base a che cosa, ma lei e il PD lo volevano sfiduciare. E Salvini gli ha scritto sui social: ma questi ancora parlano, anche riferito al plurale, non tu, ma questi ancora parlano, riferito a quelli del PD, come dire, ma cosa state dicendo? Ed è bastato questo che la Borghi si sia sentita insultata e secondo lei questo avrebbe incitato all'odio, perché lei dice, alimenta l'odio. Perché cosa è successo? Che molti, quando lui ha scritto questa frase, questi ancora parlano, molti hanno insultato la Boschi anche pesantemente. I classici leoni da tastiera, che sono persone di spesso di basso livello, quelli che commentano con parolacce e insulti, sono persone con una vita grigia alle spalle, dove hanno problemi sul lavoro non possono parlare, in famiglia uguale, tra gli amici non sono considerati, quindi è quel tipo di persona che si sfoga in internet dietro una tastiera, quelli che vengono chiamati leoni da tastiera, quindi gente che insulta persone che non conosce e si sente rinfrancato da una vita spesso grigia. Però Salvini non ha incitato all'odio, onestamente non dire ma questi ancora parlano, un politico che comunque fa la sua campagna elettorale sui social, dove su Facebook ha quasi 4 milioni di seguitori, e dire ma questi ancora parlano è una frase legittima, non ci sono insulti, non ci sono parolacce, non c'è offesa, non c'è sessismo, non c'è invito all'odio, non c'è istigazione all'odio. Una frase che una persona pubblica come Salvini scrive sui social. E lei, la Boschi, che in questi giorni comunque gli è venuto in mente, visto che ha visto Renzi tornare sul proscenio del PD a cercare il comando del partito per potersi scontrare con Salvini, gli è tornata la voglia di fare il presidente del Consiglio, ma la sua carta se l'è già giocata. Voi come sapete in Italia, quando si giocano, i politici si giocano la carta del Presidente del Consiglio, gli italiani gli danno pochi mesi, se non vedono risultati cambiano bandiera. Tra parentesi, bisogna anche dire che in Italia è difficile che un Presidente del Consiglio possa avere dei risultati in qualche mese, chiunque sia, se sarà Salvini, perché i Presidenti del Consiglio in Italia sono ingessati, le manovre economiche devono essere approvate in Europa, infrazioni, multe, lo stesso Parlamento, la stessa magistratura, poi c'è il capo dello Stato, quindi non è una repubblica presidenziale, non è come negli Stati Uniti, dove c'è comunque un presidente del Consiglio solo, non c'è il presidente della Repubblica, non ci sono persone che possano comunque dire no, 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 no. Quindi l'Italia non è per quel tipo di presidenza del Consiglio autonoma. Non è così. Quindi la Boschi, quando ha visto nuovamente Renzi tornato in scena, visto che sono amici da tempo e lei era ministro nel governo Renzi, ha pensato bene di esporsi, far parlare di sé, in modo che qualcuno la possa prendere in considerazione nel caso adesso, immaginate, lei avrà pensato, adesso cade il governo, fanno un Conte bis, magari c'è qualche posto nei ministeri e torno sotto la luce dei riflettori, perché voi sapete che tutti più o meno i politici sono persone comunque ambiziose, ma è giusto essere ambiziosi. Non è che uno si ferma a parlamentare, tutti sognano il ministro, fare il presidente del consiglio, quindi il capo politico, però di capo politico ce n'è uno, non possono essere tutti militanti di un partito diventare il capo politico del partito. Comunque anche lei vuole farsi pubblicità e secondo me questo è proprio l'intento anche delle sue dichiarazioni. Lei adesso immagina e dice: Salvini sembra ossessionato da me. Quando ha finito di fare le bizze lo sfido in un confronto televisivo. Sono
Scelga in quale trasmissione confrontarsi civilmente senza comizi. Il capitano coraggioso avrà il coraggio di confrontarsi o continuerà a insultare a distanza. Quindi, il capitano coraggioso non sta insultando. E questo è evidente a chiunque abbia cervello, no? Chi è fazioso e chi vuole a tutti i costi di andare contro Salvini ci vede, nel dire questi ancora parlano, ci vede l'insulto. O magari ci vedono anche il tentativo di zittire la Boschi. Questi ancora parlano, come dire, l'autoritario e cattivo Salvini non ci vuole far parlare. Ma questi ancora parlano è un modo di dire, come dire, questi c'hanno ancora da dire dopo che hanno perso il governo, dopo che erano stati messi in un angolo, avevano perso i voti. Questo è il senso di questi hanno ancora da parlare. Non è una censura, un ordine dal cattivo dittatore che vuole non farti parlare. L'interpretazione delle frasi, ecco, l'interpretazione del pensiero di Salvini. E comunque, essendo in democrazia, una persona sarà anche libera di scrivere su Facebook questi ancora parlano? O la libertà di espressione non esiste? In democrazia la libertà di espressione, senza insultare, dire parolacce o denigrare le persone, ma con questa frase Salvini non ha denigrato, non ha insultato, non ha offeso e non è ossessionato dalla Boschi, ma lei sta giocando per emergere, per farsi vedere. Infatti si tradisce con le sue stesse parole. Quando ha finito di fare bizze lo sfido a un confronto televisivo. Ma Salvini, ma neanche ti considera come avversario politico. Per Salvini e per l'attuale governo non sei neanche lontanamente presa in considerazione. Cioè, non verrà mai a fare un confronto televisivo. Prima di tutto non c'è niente da confrontare. Non c'è proprio niente da confrontare. Quindi tutta Italia vorrebbe, gli piacerebbe fare un confronto televisivo con Salvini, sia per andargli contro che per elogiarlo. Ma Salvini non fa il confronto né con Conte, non fa il confronto né con Di Maio, né con Zingaretti, che sono alla leadership attuale della politica, e va con te per farti fare pubblicità, per farti vedere che tu lo aggredisci, magari tu ti stai immaginando tutte le tue tesi da dirgli, tu sei questo, 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 ma è bastato solo che tu dicessi di chiedergli la fiducia a una persona che non è né indagata, la sfiducia a una persona che non è né indagata né niente, per capire il tuo pensiero e per dire che è ossessionato da te, perché ti ha scritto questi al plurale, neanche indirizzandosi a te ancora parlano. Abbastanza curioso, eh? Un po' sulla linea di Elisabetta Trenta, un po', eh? Personaggio simile a Elisabetta Trenta. Ma cosa aveva replicato la Boschi a quella orribile frase? Ma questi hanno ancora il coraggio di parlare? Questa frase di un'offensività, io ancora ho la pelle d'oca leggendo questa frase di Salvini, no? Il mio è sarcasmo, evidentemente. Però la Boschi aveva replicato: con noi l'Italia cresceva, c'erano più diritti e meno odio. Più diritti? Ma diritti di... come più diritti? Cosa vuol dire più diritti? I diritti sono sanciti dalla Costituzione italiana, fondata dai padri, appunto fondatori della Costituzione, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi non ci sono meno diritti e con te non c'erano più diritti. Quindi questa è una frase detta a vanvera. Poi dice: noi abbiamo portato risultati, non rubli. Altra bugia, rubli non sono arrivati, non c'è traccia, neanche i magistrati di Milano hanno trovato un solo rublo, una sola matriosca che magari vedete qua dietro nella mia vetrinetta. E quindi non c'è vodka, rubli, non ci sono matriosche arrivate a Salvini, non è la casa piena di... Si ricorda del film di Fantozzi, Paolo Villaggio, quando apriva i cassetti trovava tutto pane perché la moglie c'aveva una mezza tresca con il panettiere che era Batantuono. Voi immaginate la casa di Salvini piena di matriosche, di colbacchi e di rubli, no? Lui entra e c'ha la vasca piena di rubli. Noi abbiamo portato risultati. Beh, i risultati l'Italia vi ha cacciato. Quindi risultati. E poi aggiunge: soprattutto ho ancora la libertà di parlare. Ma chi ti toglie la libertà di parlare? Ma poi tu puoi dire tutto quello che vuoi, ma tutto quello che vuoi. Poi dice: come ministro dell'interno viene pagato per
garantirmela, non per attaccarmi. Viene pagato per garantirmela, non per attaccarmi. No? Questi hanno ancora il coraggio di parlare, vi ricordo la mostruosa frase di Salvini, ma questi hanno ancora il coraggio di parlare. Salvini dice, vabbè, se questa si offende per una frase del genere, allora gli ha risposto, ma sapete in come? Come? Gli ha messo tre emotion, sai quelle faccette che ridono? Di risate, e la ultima c'aveva la risata con la lacrima, no? Che mostro! Questo è... C'ho ancora i brividi io. Ma ovviamente i follower, i seguitori, rispondono, insultano, danno i loro commenti, ma non è compito di Salvini controllare i commenti che riceve. Io nel canale ho più di 3.000, tra i 3.000 e i 4.000 commenti al giorno, circa 120.000 al mese, ma non basterebbero 5 persone pagate da me con contratto per controllare i post. Non è mio compito controllare i post. Deve essere di YouTube, deve essere di Facebook, non si può controllare il mondo, tutto quello che scrive o che pensa. È un'assurdità questa. Però per la Boschi Salvini scatena l'odio dei suoi. Perché guardate che tutti i 4 milioni degli iscritti su Facebook di Salvini, ce ne sono tanti che sono contro Salvini, ma vanno lì a vedere quello che scrive, vanno lì a commentare, quindi non è che sul Facebook di Salvini sono tutti leghisti, assolutamente no, questo è ovvio. Ma poi interviene anche Nicola Zingaretti, quello che è il capo del Partito Democratico, e prende ovviamente le sue difese. Si sta muovendo una galassia di profili social, tutti dell'orbita di Salvini, che agitano la gogna contro esponenti del PD. Al ministro dell'interno Salvini, sotto il cui dicastero opera la polizia postale, chiediamo di reprimere questo genere di offese. Sì, Zingaretti, la polizia postale, ma sapete quanti insulti i leoni da tastiera fanno ogni secondo? Ma non ci vorrebbero altri 55 milioni di poliziotti postali per controllare ogni cosa che scrive gli altri 55 milioni di persone. Come diceva un giorno la Merkel, per evitare i crimini mettiamo un poliziotto a ogni famiglia. Qui dovresti mettere una polizia postale per ognuno che ha il computer. Anche questo è utopico, ma dovrebbe capirlo anche Zingaretti, non è un uomo intelligente, vero? E poi, sempre dal Partito Democratico, la vicepresidente Anna Ascani aveva aggiunto: ma la ministra Giulio Bongiorno della Lega non ha nulla da dire sul diluvio di insulti sessisti? Solidarietà alla Boschi è arrivata invece dalla capogruppo di Forza Italia della Camera e Senato Maristella Gelmini e Anna Maria Bernini. Inaudita volgarità verso l'onorevole Boschi. Odio e ignoranza si combattono, non si incoraggiano. Primo, Matteo Salvini non sta incoraggiando i leoni da tastiera. Lui fa politica e scrive le sue opinioni su Facebook, Instagram, e scrivere "ma questi ancora parlano" non è istigare. Ma lo volete capire? Lo volete capire? Inaudita volgarità verso l'onorevole Boschi. Sono d'accordo. D'accordo, i leoni da tastiera è il marciume di internet. Io a quelli che mi insultano tutti i giorni, ma neanche rispondo. Primo perché non posso vedere tutti i messaggi, e poi qualcuno che per sbaglio lo vedo, lo denuncio a YouTube. Si può fare una denuncia e probabilmente a questa persona gli chiudono il profilo, però poi per aprirne un altro devi mettere poi delle credenziali che non sono le tue, perché ti riconoscono e ti continuano a bloccare da YouTube. Quindi, io sono d'accordo, inaudita volgarità verso l'onorevole Boschi, ma no, Salvini non può essere additato quello che vende la macchina perché poi uno con la macchina fa una rapina. Capite? Il concessionario di macchine non dovrebbe più vendere macchine perché poi le macchine le utilizzano per fare le rapine. Che senso è? Che senso ha? Non deve scrivere più su Facebook perché poi i suoi seguitori insultano gli avversari. E che fai? Ma che puoi fare? Utilizziamo il cervello e anche il cervelletto. Grazie e arrivederci a tutti.